Allora, mi sembra che ci siamo. Ho fatto fare a loro la parte dei cattivi, di chiedervi di prendere posto. E allora, buonasera a tutti, buonasera davvero e grazie di essere venuti, ma voglio ringraziare subito anche io stessa per essere stata coinvolta in un evento dal valore così alto. Questa edizione, è inutile nasconderlo, tanto più, diciamo, per una giornalista come me, avviene in uno dei contesti più difficili, certamente a livello internazionale, dove sono in gioco, oltre alla tenuta, diciamo, dei sistemi e delle democrazie in tante parti del mondo, anche un po' quelli che sono gli orizzonti valoriali che troppo spesso sono messi al centro di divisioni, di polarizzazioni, di dicotomie che talvolta sono strumentali e all'interno di questo gioco si perdono le moltissime sfumature che invece sono assolutamente centrali per quello che è il mondo della cultura e di cui necessariamente e direi anche fortunatamente invece è fatta la cultura, che non è fatta di polarizzazioni esasperate. E allora la cultura è proprio al centro della serata di oggi, di questo premio, di questa 13ª edizione, con la quale ovviamente andiamo a valorizzare proprio questo e in tanti modi e lo vedremo. Il premio De Sanctis non ha bisogno della mia introduzione, ma ha sempre sottolineato insieme alla creatività assolutamente la capacità di innovazione che forse è proprio necessaria, diciamo, all'evolvere della cultura stessa. E così facendo la Fondazione De Sanctis onora la memoria e il lavoro di Francesco De Sanctis, il cui operato ha superato, come lo fa del resto l'opera di intellettuali ed esponenti del mondo della cultura che saliranno oggi su questo palco, ha saputo unire tradizione e futuro, Europa, certamente anche prospettive internazionali e l'Italia, portando il nostro paese nel luogo dove in realtà merita di essere, non potrebbe essere altrimenti, a livello più alto della sua capacità di essere assolutamente un motore in grado di portare cultura ovunque, di essere Italia diffusa. E questo però senza perdere mai il rapporto stretto e direi senza il quale non sarebbe possibile niente di tutto questo con le radici e con l'identità. E allora io a questo punto do inizio a questa importante serata e lo faccio leggendovi un messaggio che ci ha inviato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il professor Giuseppe Valditara. E vi scrive questo: Gentilissimo Presidente De Sanctis, desidero ringraziarla per l'invito alla cerimonia di apertura della 13ª edizione del premio De Sanctis. Inderogabili impegni non consentiranno la mia personale partecipazione. Confermo il mio più vivo apprezzamento nella realizzazione di un'importante manifestazione che nelle sue diverse declinazioni ha già offerto e offrirà ancora una speciale occasione di riconoscimento del merito. E allora, ringraziando il Ministro Valditara che non ha potuto essere qui, però invece ho l'occasione di chiamare sul palco l'onorevole Piantedosi, il Ministro dell'Interno, e io la ringrazio. Grazie, grazie. Io saluto tutti i presenti, le autorità tutte. Per me è un grande piacere partecipare alla cerimonia di apertura di questa edizione del 2024 del Premio De Sanctis, che è una preziosa occasione, come sempre, di scambio e di confronto, e che peraltro è divenuta negli anni, autorevole voce del panorama culturale italiano ed internazionale. L'importanza del premio, lo sapete, si basa sul costante impegno della Fondazione De Sanctis, sull'indiscusso prestigio delle personalità che hanno ricevuto i riconoscimenti, a seguito peraltro di un lavoro di ricerca e di selezione che è sempre estremamente qualificato. Io rinnovo il mio apprezzamento al Presidente De Sanctis per la sua lungimiranza, la lungimiranza appunto di aver ideato il premio, facendone un cardine delle numerose iniziative di impegno culturale e civile su cui la Fondazione De Sanctis ha costruito negli anni la propria missione e la propria identità. La capacità innovativa, la qualità dei rapporti di collaborazione, la vitalità dei progetti hanno consentito alla Fondazione, io credo, di ampliare nel tempo il suo orizzonte di azione. L'impegno nel valorizzare la complessa eredità intellettuale, ideale e politica di Francesco De Sanctis, grande conterraneo, insomma, più illustre, irpino, come lo consentirete, insomma, di
come dire, fare questa citazione per me di grande onore, e ne ha alimentato la motivazione e consolidato poi il prestigio. E quindi questo premio credo si possa dire che rappresenti in effetti una grande opportunità per riflettere insieme sulla forza universale della cultura, la cultura intesa come veicolo di crescita sociale e di prosperità comune. È un'occasione per guardare al futuro, lo è con lo stesso spirito pionieristico, il senso critico e la volontà di innovare che hanno ispirato l'opera di Francesco De Santis. De Santis era consapevole, era conscio che la letteratura fosse parte fondamentale del percorso di formazione di una comunità nazionale forte e consapevole e che fosse un imprescindibile elemento anche di coesione della nostra società. Nei suoi scritti emerge sempre con forza l'idea che la cultura sia fonte di libertà, apertura mentale e crescita civile, che essa serve a rendere una società attiva e democratica, consapevole dei propri valori condivisi, aperta, proiettata verso il benessere collettivo. Ed è importante, credo, che il premio sottolinei ciò, tutto questo, insomma, con convinzione, chiamando a riflettere proprio sui valori, sui bisogni e sulle prospettive del Paese. La qualità del confronto e del dibattito pubblico cresce grazie a questi eventi e a queste occasioni di confronto, a quelle, insomma, come quella di oggi, ricche di stimoli ed ideali utili per costruire una comunità più innovativa, più inclusiva, più globale. E quindi nel rivolgere le mie più sincere congratulazioni a tutti coloro che saranno premiati, io desidero sottolineare e rinnovare l'apprezzamento per la scelta operata nel 2022 dalla Fondazione di allargare la propria area di interesse dedicando una sezione del premio ai diritti umani. Credo con questa iniziativa sia inteso poi valorizzare, amplificandone l'elevato valore morale, l'impegno civile di istituzioni, associazioni e singoli cittadini, tutti interpreti di pratiche positive, spesso operanti lontano dalla luce dei riflettori, che si sono resi protagonisti di azioni dense di messaggi esemplari e di preziosi indicazioni di percorso. E tutto questo perché credo si possa dire che i diritti umani sono il risultato di un processo democratico e partecipativo che come tale vada continuamente sostenuto e difeso. E occorre quindi ribadire il carattere universale, inalienabile, indivisibile ed interdipendente dei diritti umani, perché il loro godimento da parte di tutti è una condizione imprescindibile per uno sviluppo autenticamente sostenibile. Il premio, pertanto, è anche questo, un contributo al rafforzamento della cultura dei diritti umani nel nostro Paese. Io esprimo l'auspicio che questo riconoscimento sia da stimolo per proiettarsi verso nuovi e sempre più ambiziosi traguardi e costituisca esempio e riferimento per le nuove generazioni, perché la devozione alle giovani generazioni è uno dei tratti più spesso ricordati dell'insegnamento di Francesco De Santis ed è un lascito morale che quindi non può essere disatteso. Grazie. Grazie Ministro, adesso lascio all'onorevole Carlo Nordio, il Ministro della Giustizia. Io la ringrazio. Buonasera, ringraziamento a tutte le autorità civili e militari presenti, uno particolare dal ex magistrato al presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, che è anche presidente della giuria del premio dei diritti umani di cui io faccio immeritatamente parte. L'occasione di oggi non è soltanto un tributo reso a un grandissimo critico di letteratura sul quale abbiamo tutti studiato e ai premiati per la benemerita opera alla quale oggi sarà dato il riconoscimento, ma è anche un'occasione per affermare da parte di chi rappresenta il Ministero della Giustizia il valore della cultura nell'ambito di quell'orientamento che è vincolante per noi perché è prescritto dalla Costituzione, l'orientamento cioè della rieducazione del detenuto. In questo senso l'apporto della cultura nell'ambito carcerario è ormai un dato di fatto. Abbiamo stabilito proprio con la Fondazione De Santis un accordo per portare attraverso il progetto Libri Liberi i libri negli istituti carcerari. La
cultura ha una importanza, secondo me, fondamentale nella rieducazione del detenuto. Abbiamo già cominciato di questo percorso. La settimana scorsa, personalmente, ho tenuto da dilettante una lezione sulla Rivoluzione francese al carcere di Le Bibbia. È stata estremamente apprezzata e molto seguita proprio anche dai detenuti. Spero che questa sarà seguita da altre occasioni di confronto, non certo di didattica, ma soprattutto di dialogo con questo difficile mondo carcerario. Quando Papa Francesco è venuto a inaugurare la mostra della Biennale di Venezia da parte della Santa Sede, mostra che ha luogo nel carcere femminile della Giudecca, il simbolo era costituito da un occhio sbarrato. L'occhio sbarrato voleva significare, nelle intenzioni dell'artista, la incapacità da parte dei detenuti di vedere il mondo esterno, ma si può anche vedere in modo simmetrico, cioè l'incapacità del mondo esterno di vedere il mondo carcerario. Il mondo carcerario io l'ho conosciuto per 40 anni di magistratura, sempre requirente, quindi in carcere ero di casa, ma vederlo da ministro è ancora più, diciamo così, problematico. E quindi, tra le tante cose buone che possiamo fare nell'ambito di questo disegno costituzionale di portare la rieducazione ai detenuti, è quello di portare la cultura. La cultura si porta in molti modi, si porta attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso il teatro. Cioè, addirittura sono un paio di carceri in Italia che hanno dei teatri all'interno. Di recente hanno addirittura rappresentato il Riccardo III di Shakespeare. E si può portare attraverso, ovviamente, i libri, e si può portare, ripeto, in mille modi. Vi è un detto inglese che dice: knowledge is power, but only wisdom is freedom. Cioè, la conoscenza è potere, ma soltanto la saggezza è libertà. E la saggezza si conquista in molti modi, ma si conquista anche e soprattutto attraverso la cultura, che ti insegna le doti, tra l'altro, della dotta ignoranza, sapere di non sapere quanto sia grande il mondo dell'universo sul quale deve estendersi la tua conoscenza, che è estremamente limitata. E per quanto riguarda il mondo carcerario, ecco, sì, wisdom is freedom, la saggezza è libertà. Se anche non possiamo dargli la libertà subito, svincolandoli dalle catene della colpa e della sentenza che va eseguita, quantomeno possiamo aiutarli a recuperare quella libertà morale che attraverso la cultura sono facilitati a ottenere. Grazie. Grazie, adesso darei la parola all'onorevole Gilberto Pichetto Fratin, che è ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Grazie. Grazie, un grazie alle presidenze, non solo al presidente, naturalmente alle tante presidenze che onorano e impegnano su quella che è la missione che Francesco De Santis ci ha un po' lasciato, abbiamo ereditato, e sul tema culturale. Io devo dire, parto dalla sua considerazione, sfumature. Ecco, si tratta di avere sempre la capacità e il coraggio di andare anche a cogliere e coltivare le sfumature, nel coltivare le sfumature con questo continuo, quella che è anche l'evoluzione. Per ragione di delega, proprio su questa evoluzione, io devo dire che con soddisfazione colgo il fatto che ci sarà un filone anche di sostenibilità nel futuro del premio, e quindi questo filone di sostenibilità significherà avere da parte nostra, da parte di tutti, la capacità di cogliere quello che è il cambiamento, che è un cambiamento che stiamo vivendo, un cambiamento ambientale, tecnologico, è un cambiamento che porta, sotto l'aspetto culturale, a definire quello che è il concetto di sostenibilità elaborando. E definire il concetto di sostenibilità elaborandolo significa anche quindi dare contenuti. Pensate, il bilancio di sostenibilità non è che i numeri da arabi abbiano cambiato, continuiamo a lavorare con i numeri arabi, e quando si parla di bilancio si continua a mettere i numeri arabi, non si usa più i numeri romani, ecco, prendiamone atto, ma significa essere portatori di un nuovo
un nuovo modello di rappresentazione, di percezione, e quindi l'aver previsto per il prossimo futuro la possibilità di la possibilità, aver previsto di fatto anche il filone ambientale, il filone della sostenibilità, significa un'elaborazione, un passo avanti di quello che è questo molteplice messaggio culturale che la fondazione, la giuria, quindi del premio vogliono portare avanti. Quindi con un grande apprezzamento, un grande grazie. Grazie Ministro anche di aver accolto la mia suggestione appunto sulle sfumature, invece la sua sulla sostenibilità, dunque la vado subito a girare al dottor Francesco De Sanctis, che è presidente della Fondazione De Sanctis. Io la ringrazio. Signori ministri, signori sottosegretari, autorità, amici della Fondazione De Sanctis, sono lieto di poter presentare la 13ª edizione del Premio De Sanctis per la letteratura. Questo premio è nato nel 2009 come riconoscimento per la saggistica italiana, con l'obiettivo di portare all'attenzione del vasto pubblico quel genere che Francesco De Sanctis aveva praticato con entusiasmo. Un genere che si propone ai lettori con la missione di aiutarli a interpretare la complessa realtà che li circonda e di accompagnarli inoltre nello sviluppo di un pensiero critico, invitandoli al confronto delle idee, alla dinamica della contraddizione, al progresso delle libere opinioni e più in generale dello spirito umano. Nel corso degli anni, come è stato ricordato, il premio ha superato i confini del genere saggistico per aprirsi a più generi letterari e per ampliare i confini estendendoli a nuove categorie, come la salute, le scienze economiche, fino ai diritti umani. E sotto questo profilo colgo l'occasione per salutare la Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, per aver onorato quest'anno con la loro presenza la giuria. Ringrazio in modo particolare il Ministro Pichetto Fratin, che con la sua autorevole partecipazione guiderà nei prossimi mesi la giuria di una nuova categoria del premio che sarà dedicata all'ambiente e alla sostenibilità. Questa sera il premio viene celebrato nella sua forma originaria, un riconoscimento volto a individuare le eccellenze del mondo letterario, grazie all'entusiasmo della commissione guidata da Giorgio Ficara, che insieme a Nadia Fusini, Elisabetta Rasì, Raffaele Manica, Giacomo Marramao, Massimo Nofi e Raffaello Palumbo Mosca hanno consolidato questo progetto sempre più nel panorama letterario italiano. In parallelo alle attività del premio, la Fondazione proseguirà le sue attività di promozione e diffusione della letteratura. Sono personalmente molto grato al Ministero della Giustizia e al Ministro Nordio, con cui a breve vedrà la luce un nuovo progetto per portare capolavori letterari nelle carceri italiane, offrendo ai detenuti l'opportunità di esplorare la profondità della condizione umana attraverso la lettura. Con il coinvolgimento di grandi attrici e attori del cinema e del teatro italiano che si affiancheranno ai detenuti, il progetto proporrà di rompere le barriere dell'isolamento, trasformando le carceri in luoghi di apprendimento, crescita e speranza. Tutte queste attività non sarebbero possibili senza l'aiuto dei nostri partner e per questo motivo desidero sentitamente ringraziare coloro che hanno sostenuto la Fondazione. In primis il gruppo Enel, rappresentato oggi dal presidente Paolo Scaroni e dal dottor Nicolò Mardegan. L'Automobile Club Italia, nelle persone del presidente Angelo Sticchi Damiani e del dottor Ludovico Fois. Il gruppo Terna, rappresentato dalla dottoressa Annalisa Cillo e ancora le Ferrovie dello Stato, il gruppo Gevis, il gruppo Erion, rappresentati oggi da Laura Onorati e da Andrea Fluttero. Desidero anche salutare con affetto alcuni amici della Fondazione che tra un set cinematografico, un'iniziativa benefica e mille altri impegni hanno trovato del tempo per essere con noi. Grazie a Margherita Bui, a Benedetta Porcaroli, a Romana Maggiora Vergano, a Neri Marco Re e a Giorgio Pasotti. Ringrazio ancora la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la preziosa collaborazione e per averci ospitato ancora una volta in uno dei luoghi più incantevoli di Roma. Infine, il mio riconoscimento più profondo va alla persona con la quale in un pomeriggio di 15 anni fa, a Palazzo Chigi, abbiamo ideato questo premio e a cui vanno il mio affetto e la mia devozione per la sensibilità con cui da anni segue me e le attività della Fondazione. Grazie Gianni Letta, sono lieto di cederle la parola. Grazie a te Francesco, sai che non ho titoli e non ho meriti per parlare a una platea così autorevole e di fronte a premiati di così grande prestigio.
ho avuto solo il privilegio di aiutare a far nascere questo premio, che poi ho accompagnato per 13 anni con umiltà, con passione, con forte determinazione, e oggi siamo qui a celebrare appunto la 13ª edizione. Il successo del premio è dovuto a ben altre ragioni, innanzitutto la grandezza e la straordinaria attualità dell'opera di Francesco De Sanctis, e poi alla tenacia, all'impegno di questo Francesco De Sanctis Junior, che consapevole della fortuna di avere ereditato dal nonno, che a sua volta li aveva avuti dal nonno, le carte, i libri, l'archivio, la biblioteca di un personaggio come Francesco De Sanctis, ha saputo capire la fortuna di questo patrimonio immenso e ha voluto farlo conoscere, valorizzarlo, metterlo a disposizione di nuovo di generazioni che forse lo avevano dimenticato. Tanti di noi di una generazione passata abbiamo studiato sulla letteratura italiana di Francesco De Sanctis, oggi non so se nelle scuole ancora usi, ma come avete sentito dalle mille iniziative che il premio ha gemmato, adesso di letteratura si parla in tanti luoghi. Ha cominciato i luoghi del potere, organizzando una lettura dei capolavori della letteratura italiana dal Quirinale fino al Senato, la Camera e il Campidoglio, concludendo con Machiavelli ovviamente a Palazzo Chigi, e poi nelle carceri, e poi nelle ambasciate, e poi in Europa, e poi nelle scuole. Quindi con un'opera che, al di là del premio, ha fatto capire la potenzialità che un premio intitolato Francesco De Sanctis poteva avere per la cultura. Ma il merito è anche di una giuria, l'avete sentita ricordare adesso, così autorevole, così competente, guidata da una persona straordinaria che è Giorgio Ficara, professore di letteratura italiana, critico letterario eccellente, che con competenza, con saggezza, con pazienza, con grandissima dedizione, in questi 13 anni ha saputo individuare scrittori e saggisti di volta in volta coerenti con lo spirito di De Sanctis, che lui ha interpretato nel modo più alto e migliore. Un grande italianista, Gianluigi Beccaria, ha scritto questo di Ficara. Ficara è uno di quelli che pensano e cercano di mettere in pratica che la dote di uno scrittore non debba ritenersi affatto secondaria rispetto a quella professionale del critico. La scrittura è un modo diverso per parlare di letteratura, un modo più libero e vertiginoso per dire le stesse cose del critico. A Ficara, incamminato per questa strada maestra, riescono difatti assai bene certi misti di narrazione e di saggismo, quei momenti e sprazzi in cui non sai se prevalga il narratore o il critico. E sembra di sentire proprio le parole di Francesco De Sanctis, che diceva che la critica deve spiegare il senso e il nesso delle idee e le gradazioni più delicate del pensiero incarnato dalle parole. E lui aveva sempre sostenuto, e tutta la sua opera didattica di scrittore e di saggista è imperniata sul binomio cultura e vita. Lui ha sempre inteso la letteratura italiana come storia della coscienza nazionale, e in quel presupposto hegeliano di concetto di forma e contenuto. E diceva Francesco De Sanctis, proprio della cultura è suscitare nuove idee e bisogni meno materiali, formare una classe di cittadini più educata e civile, metterla in comunicazione con la cultura straniera. Ecco, quest'anno abbiamo due premiati che questo hanno fatto, perché Massimo Bacigalupo, docente di letteratura inglese e americana, critico letterario, regista,
ha fatto conoscere i capolavori della letteratura straniera in Italia e ha fatto quella unione feconda che De Sanctis prevedeva. Così come Sara De Simone, critica esperta di letterature comparate, lo stesso percorso, e il premio quest'anno nel nome di De Sanctis ha voluto premiare due saggisti che hanno guardato più alla letteratura straniera che non a quella italiana. Ma Francesco De Sanctis, qualche anno dopo aver completato quella monumentale storia della letteratura italiana, che è rimasta un monumento appunto della cultura italiana, si candidò in Irpinia, prefetto, ministro anzi, scusi, e fece un viaggio elettorale tanto diverso dai viaggi elettorali di questi tempi meschini e grami, e raccontò in un delizioso libro, amaro ma molto importante, Viaggio elettorale si chiamava appunto, questa sua esperienza. E come ha scritto, ci dà un'istantanea dell'Italia, perché in quello spicchio della penisola lui ha ritrovato i problemi, le tensioni, le lacune, il carattere di tutta l'Italia. Ha fatto, dice Bruni, un'istantanea dell'Italia di allora. Coglie con largo anticipo alcuni tratti del nostro carattere che sarebbero emersi con più chiarezza nel futuro della storia italiana. De Sanctis racconta l'Italia per certi aspetti anche quella odierna. Volete un esempio? Una frase che ho colto in quel viaggio elettorale? Le questioni regionali sono una questione di politica generale. La malattia di un membro è malattia di tutto il corpo. La debolezza di uno è debolezza di tutti. Dove è stato morboso, tutti hanno interesse e dovere alla guarigione. E viaggiando nella sua Irpinia, l'Irpinia di allora, eravamo nel 1870 o giù di lì, ha constatato dolorosamente le condizioni in cui versava quella popolazione. Un piccolo esempio. Veggo una turba di monelli censosi e oziosi e mi addolora che non ci sia ancora un asilo d'infanzia. Non veggo sanata la vecchia piaga dell'usura e non veggo nessuna istituzione provvida che faciliti gli strumenti del lavoro e la cultura dei campi. Veggo più gelosia gli uni degli altri che fraterno aiuto. Di vita comune, nessun segno di associazione. Resiste ancora l'antica barriera di sdegni e di sospetti tra galantuomini e contadini, e poco si dà all'istruzione e nulla all'educazione. Nessun indizio di esercizi ginnici, nessuno di scuole domenicale dove si insegni tutte le nozioni di storia e di vivere civile. Ecco che significa letteratura e vita, ecco quell'intreccio tra la cultura e la vita reale, quella interpretazione della cultura come coscienza nazionale. Ma questo noi ritroviamo, per esempio, nei servizi Racconto per immagine di Giovanna Botteri, che inviata di guerra ci ha fatto vedere per la prima volta con l'occhio di una donna quello che tanti maschi non facevano. Ci ha fatto vedere la guerra dalla parte di chi la subisce, non dalla parte di chi la fa. E così come ci ha raccontato i paesi dei quali è stata corrispondente, la Cina, gli Stati Uniti, oggi la Francia. E così come quell'intreccio tra letteratura e vita si ritrova nella sostanza e nella concretezza delle opere di Eraldo Affinati, contrassegnate dallo stesso amore per la scuola che fu di Francesco De Sanctis. Andò a insegnare a 17 anni la prima volta, è stato il primo ministro dell'istruzione della Italia Unita. E Eraldo Affinati ripercorre idealmente lo stesso itinerario
e racconta con la stessa passione e la stessa brillantezza quell'intreccio costante di vita. E che dire dello spirito ribelle di Marco Bellocchio, del suo anticonformismo, della sua capacità decisa, forte, di difendere le sue idee laiche contro chiunque. Francesco De Sanctis andò sulle barricate con i suoi allievi, andò in prigione, fu arrestato, andò in prigione e scrisse anche lì un'ode, La prigione, e poi, condannato all'esilio, scappò dalla nave che doveva portarlo in Inghilterra e riparò a Torino, dove senza una lira si sosteneva con delle splendide lezioni e conferenze sulla Divina Commedia. E le pagine più belle scritte su Beatrice le scrisse allora, in condizioni di indigenza, a Torino. Ecco, vedete l'attualità di De Sanctis ritrovata nelle opere dei premiati di quest'anno, così come le abbiamo sempre ritrovate nei premiati di quest'albo d'oro straordinario dei 12 anni precedenti, grazie all'opera di Giorgio Ficarra e della sua autorevole giuria. E adesso sarà proprio Giorgio Ficarra a dirvi i meriti e le ragioni per cui i nostri premiati di quest'anno saranno salutati dal vostro applauso. Grazie. Buonasera, grazie signori ministri, autorità dello Stato, signore e signori. È per la 13ª volta che ringrazio Francesco, che è un mio caro amico, con il quale abbiamo incominciato questa straordinaria avventura, e Gianni Letta che ci ha seguito affettuosamente con enorme consapevolezza, cultura, fino a qui. Grazie davvero di cuore. Letta ricordava poco fa l'attività di Francesco De Sanctis, maestro, professore. È stato professore a Torino, è stato professore a Zurigo, e proprio a Zurigo, all'Istituto Politecnico, De Sanctis era solito rivolgersi tutti gli anni, all'inizio dell'anno accademico, a questi futuri ingegneri, perché lui insegnava agli ingegneri, non a dei filosofi, non a dei letterati, eccetera, i quali avevano il corso facoltativo. Quindi un ingegnere dell'Istituto Politecnico di Zurigo poteva frequentare le lezioni di De Sanctis, ma non era obbligato. Tutti gli anni questo De Sanctis, non tanto per chiamare allievi, ma per dire un po', per spiegare un po' a questi ingegneri cosa fosse la letteratura e perché in qualche modo gli convenisse frequentarla, faceva un discorsetto. Uno del 1856 lo pubblicò poi con il titolo Ai miei giovani. E fu particolarmente chiaro questo discorsetto sui fini, sul senso generale particolare della letteratura nel futuro di un giovane ingegnere, non obbligato per ordinamento, per statuto, a studiare letteratura. Interessante questo, perché la letteratura oggi, un po' come insegnato all'università, lo dico un po' per conoscenza, è sempre più rivolta a pubblici minori, più ristretti, più selezionati o selettivi, io non saprei come dire, e anche un po' più miseri, diciamo. Allora, questa letteratura rivolta ad altri, che non siano letterati, era anche un po' il sogno di De Sanctis. Per non smentirsi, in effetti, questo filosofo dialettico, De Sanctis innanzitutto immaginò i dubbi di chi era un ingegnere, di chi doveva frequentare un po' tortocollo questo corso, e dice così: bisogna ben ragionare, credi tu che una terzina di Dante mi possa togliere di dosso i miei debiti? Inni del Manzoni mi forniscano un buon desinare? Filosofia, letteratura, a che pro? Che bisogno ha un ingegnere di Dante o del Petrarca? Ecco, questa è un'eterna domanda. L'eterna domanda: a che cosa serve la letteratura? Che dovremmo continuare, non soltanto non siamo ingegneri, naturalmente ci sarà qualche ingegnere, ma non lo siamo tutti, a porci, soprattutto oggi, che la letteratura, diciamo così, sta riconsiderando i suoi statuti. Uso un po' una litote, diciamo, no? E è la domanda che De Sanctis ha posto non solo ai suoi studenti,
ma a se stesso, scrivendo la sua storia della letteratura che prima Letta ricordava, scrivendo tutti i suoi saggi critici. Il suo amore per Manzoni a me ha sempre colpito molto, perché Manzoni era un cattolico ed è stato accusato da De Sanctis più volte, accusato di cattolicismo, quindi di per sé non avrebbe dovuto piacergli molto, e invece gli piaceva. Perché? Perché, diciamo, dopo tutto, lui affetto dal cattolicismo, questo amore di De Sanctis per Manzoni si spiega precisamente con la parola servizio. Cosa serve la letteratura e cosa per Manzoni doveva doppiamente servire la letteratura ottocentesca e sua in particolare. Parola chiave del Manzoni stesso. La letteratura serve alla vita. Serve alla vita degli individui e delle società. Nel Fermo Lucia, che è la prima redazione dei Promessi Sposi, Manzoni ci dice: se la letteratura avesse per fine di divertire quella classe di persone che non fa altro che divertirsi, sarebbe la peggiore, la infima delle professioni, no? Quindi quella letteratura deve servire ad altro, non a divertire chi già si diverte. Per divertirci, obiettivamente, noi abbiamo mille strumenti, per esempio le serie televisive. Io preferisco guardare una serie televisiva che leggere un pessimo romanzo di non dico nomi, perché sennò poi mi faccio dei nemici, no? È evidente, perché quella fame di narrazione che tutti abbiamo oggi è facilmente, si soddisfa facilmente con queste serie. Allora, servizio naturalmente è riferito qui nel Manzoni come in De Sanctis alla soddisfazione di un bisogno, certo, ma di un bisogno immateriale, no? Se pensassimo che la letteratura serva come serve il vino, il formaggio, è sempre De Sanctis che parla, è vino e formaggio, non lo dico io, lo dice lui, venduto in una bottega, noi penseremo a una letteratura triviale e ad autori che sono serviti economicamente innanzitutto a se stessi. Questo è evidente. Direi che, questa volta un nome lo faccio, da Eco in avanti abbiamo tantissimi nomi che ci ricordano questo antiservizio o questo servizio fatto innanzitutto a se stessi. Ora, De Sanctis, quando parla di letteratura, cioè molto spesso, cioè anzi sempre sostanzialmente in tutti i suoi libri, quando parla di letteratura parla e usa disinvoltamente spesso la parola spirito. Il contrario, non tanto come si potrebbe pensare di materia e spirito, ma nella sua logica, nel suo lessico, spirito contrario di mercanzia, contrario del mercato, contrario della pesantezza, dell'opacità, della cecità, della onnipotenza del bene di scambio. Ora, i nostri bisogni immateriali, quali sono? I nostri bisogni che lui si propone di soddisfare. Sono i soli, peraltro, e questo è lo scatto interessante, e acuto e geniale di De Sanctis, è quello che sono quelli che creano praticamente società prospere. È proprio il bisogno immateriale, è un paradosso quello che dico, ma che crea o dovrebbe creare delle società prospere. La social catena di Leopardi, che De Sanctis ricorda acutamente moltissimo, no? Che affidava alla poesia il compito di pensare il meglio per l'uomo, o almeno il meno peggio, tutto considerato. Nell'iperbolico, affermativo, positivo, ottimista, se è stato detto, De Sanctis, la letteratura può tutto. Il suo sogno umano, dice lui, nella culla sanguinosa della storia. Cioè De Sanctis non è un cieco matto che a un certo punto vede il progredire dello spirito, punto, no? Vede dove lo spirito si affronta e si confronta, nella culla sanguinosa della storia, no? Si realizza questo spirito ogni giorno e il mondo migliora ogni giorno, e ogni giorno indoviniamo, dice lui, tempi più umani e civili, dove non siano più possibili la guerra, le rivoluzioni, le reazioni e la ragion di Stato. Non so se Stoltenberg potrebbe essere d'accordo con questa definizione. È facile oggi irridere questo mondo immaginario di De Sanctis, nel momento in cui la cosiddetta realtà contraddice formalmente, con l'addizione per di più di una certa dose di sarcasmo, questa stessa definizione. La storia ricorderà un altro umanista più disilluso di De Sanctis, che è Eugenio Montale: la storia non è magistra di niente che ci riguardi, no? E questo è un po' lo spirito, l'altra faccia della medaglia negativa, diciamo così, dubbiosa del positivo De Sanctis. Incidentalmente
Eugenio Montale, questo diceva. Ma tuttavia il sogno del professore Napolitano, come lo chiamava sbagliandosi perché era di Morra Irpino, ma Benedetto Croce, questo sogno che non si realizza è in qualche modo, a mio parere, il meglio della nostra storia di italiani, il meglio della nostra storia di europei. Una storia, mi direte, che oggi si sta un po' perdendo, non si capisce più, si smarrisce in qualche modo. Dove sono oggi Petrarca, Chaucer, Erasmo da Rotterdam, eccetera, eccetera, eccetera? Dov'è oggi lo spirito dell'Europa? Questo precipizio generale della memoria, questo, come direbbero gli inglesi, questo fading della razza europea, è ciò che rende oggi l'Europa stessa una specie di mostro antieuropeo. La pietas, ad esempio, supremo valore erasmiano, che oggi potremmo tradurre senza forzature con diritti umani, è stata ed è tutt'uno con la grammatica, la retorica, la filosofia, la poesia. Gli aspiranti ingegneri, quelli di cui parlavo all'inizio, svizzeri, ingegneri svizzeri, un po' dura, alle prese con quella materia, letteratura, del tutto incompatibile o estranea alla loro carriera, chissà come avrebbero accolto l'appello del professore, con quelle sue frasi bellissime che ogni tanto gli sfuggivano, una l'ha ricordata prima Gianni Letta, con le frasi bellissime, per esempio questa: nel reale si sente il desiderio degli ideali perduti e la tendenza a volerli recuperare. Come potrebbe un ingegnere svizzero credere o accettare che il reale desideri qualcosa? E magari o addirittura che desideri di diventare ideale, no? C'è un limite, si direbbe, alla pazienza di un ingegnere. Eppure, quegli studenti a Zurigo ascoltavano silenziosi, muti, attenti, e poco alla volta quel senso intimo volto a una perfezione possibile cui faceva riferimento spesso De Sanctis, cui i cinque sensi, lo diceva lui, i nostri sensi, i cinque sensi non arrivano, appariva loro chiaro, chiarissimo. La letteratura per loro, per noi in effetti ancora, come si potrebbe dare torto a De Sanctis, non era o non è che un sesto senso. Grazie molto. Proverò adesso ad usare questo, perché siamo arrivati al momento della consegna delle medaglie, grazie al professor Ficara, e allora è così che iniziamo ad elencare le categorie. Qualcuno le ha già nominate, ma il premio speciale della giuria va a Massimo Bacigalupo, e per questo motivo invito sul palco il professor Raffaello Palumbo Mosca, il presidente di Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani, e ovviamente il professor Massimo Bacigalupo. E complimenti. Biografia, finissima interpretazione critica, miscellanea di ricordi e gustosissimi aneddoti, Ezra Pound, un mondo di poesia di Massimo Bacigalupo, e tutto questo e molto altro e di più. E, come avverte l'autore proprio alle soglie del testo, una guida alla lettura, dalla giovanile a lume spento del 1908 fino a quella affabulazione durata 50 anni, autobiografia mascherata, fatta di amici, di scherzi, passioni, che sono i Cantos. Ma è anche il ritratto di un secolo terribile e luminoso, il Novecento, un secolo di guerre e di idee, di dibattiti, di riviste fondate, fallite e immediatamente rifondate con uguale, se non maggiore, furia e passione. E soprattutto un secolo di grande letteratura. Quella di Pound, naturalmente, ma anche quella dei suoi sodali amici, a partire da Ford Madox Ford, direttore della English Review e primo promotore, sulla falsariga di Henry James, dell'espressione letteraria come diretta impressione della vita, di un impressionismo che renda ragione, al di là della rappresentazione oggettiva, della traccia che il mondo lascia nella mente. Da qui partirà poi proprio Pound, per la sua geniale concezione dell'immagine poetica come vortex, come groviglio di radiazione, da cui, attraverso cui e dentro cui, e sto citando Pound, le idee corrono costantemente.
Ma il libro di Bacigalupo, che segue il suo autore in tutti i suoi incontri, i suoi amori letterari e sentimentali, Eliot, Enrico Pea, la Martinelli del canto 90, è anche un libro di luoghi. Venezia, dove Pounda approda appena 23enne con un fascio di versi, Londra, dove incontra Marinetti, un cadavere, secondo ricastica definizione poi corretta del manifesto vorticista, e ancora Parigi, dove nel 22 conosce Hemingway, curandone anche per la Three Mountain Press il volume di racconti In Our Time. E poi, naturalmente, l'amatissima Liguria, dove Pound scrive fitte annotazioni poetiche sui fenomeni naturali, il Golfo del Tiguglio, dove osserva i nautili, piccoli organismi semitrasparenti che a volte si ammucchiano a riva, che ricompariranno anche nei canti pisani. Ecco, Ezra Pound, Un mondo di poesia, è un libro che si può leggere con profitto da capo a fondo, l'opera di Pound al fianco, costantemente spiegata e illuminata da osservazioni critiche, insieme puntuali e sorprendenti. Ma è anche un livre de chevet che si gusta aprendolo qua e là per venire improvvisamente investiti da un'intuizione, da un verso disperso e fulminante, o per provare ancora una volta quel misterioso nesso letteratura-vita che è così forte in Pound, lo abbiamo visto in De Sanctis, e che sembra il vero cuore pulsante dello studio racconto di Bacigalupo. Il senso ultimo del libro è andare oltre ciò che normalmente si ricorda e viene ricordato, le pagine decisive, per esplorare tensioni e passioni, in una parola ancora, la vita. Il motto di Pound, Build Light, Make It New, trova qui una sua splendida e sorprendente declinazione critica e narrativa. Ringrazio la giuria, la Fondazione De Sanctis e il suo presidente per la generosità di questo riconoscimento. E, dalla motivazione si è un po' già capito di quale Pound, quella che più ci affascina, cioè lui era un grande osservatore che in qualche modo si abbeverava di tutto quello che stava intorno e scriveva questi, come io dico nell'introduzione, scrisse versi memorabili. Essenzialmente è questa la qualità di Pound, in mezzo a tutta la confusione, le contraddizioni della sua personalità, gli errori gravi che gli commise, però rimane sempre questa curiosità, questa volontà di scrivere, di conoscere, che appassiona i lettori, ha appassionato me fin dall'adolescenza, per cui lui diventa un po' come una personalità familiare, e Pound è anche un grande crocevia che porta e ha portato anche tanti lettori non italiani, no? Ma perfino gli italiani, a rileggere i classici, e soprattutto Dante, no? Per cui un grande critico italiano, Mario Prats, scrisse che il Dante di Pound, dopo tutto, è più fresco di tanto Dante che noi, no, che ci viene un po' insegnato nelle scuole, delle volte un po' stancamente, perché in effetti è sempre, trovo, appunto, suggestivo e, no, istruttivo rileggere la nostra tradizione attraverso lo sguardo di uno straniero appassionato, e non c'è dubbio che Pound fosse appassionato. E questo anche per i paesaggi, per cui noi in Italia abbiamo la fortuna di avere questi grandi scrittori, o scrittori geniali, diciamo, geniali a sprazzi delle volte con maggiore continuità, che ci hanno raccontato l'Italia in un modo diverso. E allora, appunto, visitiamo Roma, no? Con Henry James, no? o con Byron, di cui in questi anni, quest'anno ricorre il bicentenario della morte, no? E prima si parlava appunto del significato della letteratura, mi sono ricordato che Byron nel Don Juan dice: ma dopo tutto perché scrivere? Io lo faccio solo così per passare il tempo, lo faccio solo per spirito di contraddizione, perché i critici mi hanno detto che farei meglio a smettere, no? Per cui una visione del tutto no, disincantata della scrittura. Ma sappiamo che poi Byron muore a Missolungi, muore perché va in Grecia per aiutare, no, la Grecia durante la guerra, per liberarsi dall'impero ottomano. Per cui anche in Byron c'è questo. E fondamentalmente mi pare che
questa tensione etica della letteratura di cui parla De Sanctis è poi quella che negli scrittori che amiamo noi andiamo a cercare, noi riconosciamo, per cui questi scrittori poi rimangono un patrimonio al quale ci rivolgiamo sempre con fiducia e insomma che ci ricordano, appunto, come si diceva forse anche prima, nei momenti anche di difficoltà, no? Quali sono i fatti centrali e più importanti della vita. Insomma, questo è il compito della grande letteratura e della grande arte. Ma grazie tantissimo comunque per questo. E adesso c'è la seconda medaglia, che è per il saggio breve, che va a Sara De Simone, come era già stato anticipato. Per leggere la motivazione vorrei chiamare sul palco Neri Marco Re e poi il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Daria Perrotta, che consegnerà la medaglia. Ovviamente con noi anche la vincitrice, a cui vanno i complimenti e l'applauso di tutti. Buonasera a tutti. Allora, il saggio breve è una forma a sé, un piccolo miracolo, una pietanza prelibata quando viene bene, quando riesce. Nel caso di questo libro che premiamo oggi, di Sara De Simone, La vita della vita, dove Sara De Simone ci racconta per l'appunto la vita di Catherine Mansfield, che ricostruisce grazie alla lettura dei diari, il piccolo miracolo avviene. Gli ingredienti ci sono tutti e ben mescolati. C'è la conoscenza della studiosa, che della sua autrice sa tutto, vita, morte e miracoli. E c'è scrittura, c'è un taglio di stile sicuro. E c'è un gusto chiaro e preciso nel taglio. E c'è un impiego fruttuoso di materiali diversi, perché sappiamo che impuro è nella sua essenza il saggismo. Nel caso di Sara De Simone, la fonte primaria di cui si nutre la sua ricerca è il diario di Catherine Mansfield. E la sua bravura, la bravura di Sara, è che sa mettersi nella posizione giusta per leggere un diario, che di certo non è la postura della spia, né del voyeur, né del guardone. Sara De Simone si mette piuttosto di fronte alla registrazione frammentaria, ellittica, di pensieri ed esperienze della giovane Catherine Mansfield, aspirante scrittrice, come di fronte a una giovane donna che affida appunto al diario le sue esperienze esistenziali, le sue letture, le sue emozioni, i suoi pensieri, i suoi turbamenti amorosi, le avventure e disavventure della vita quotidiana, che sono sì la sua vita concreta, vita vissuta, ma soprattutto, attenzione, tutto questo volume di casi ed esperienze contano per lei in quanto materia a cui attingere per la sua scrittura. Ecco, Sara De Simone sa intonarsi a questa prospettiva, che è cruciale per comprendere la vita e l'opera di KM, come si chiamerà da un certo punto in poi la scrittrice neozelandese, che ha molta fretta e non vuole perdere tempo coi nomi, le bastano le iniziali. In un mélange di astrazione e concretezza, in cui spontaneamente appaiono e scompaiono persone, KM registra nel diario incontri, incidenti, speranze, tradimenti, abbandoni, prova nostalgie prepotenti e soprattutto patisce molto dolore, ma anche conosce la gioia. E così facendo, di vita nutre e alimenta la sua immaginazione. Sara De Simone lo capisce e coglie nei diari la possibilità rara di assistere alla nascita della scrittura. In effetti, quale emozione più grande per chi ami una scrittrice di quella di partecipare all'evento, o meglio, ai preparativi dell'evento della creazione. Entrare nel retro bottega della mente della scrittrice e osservare in silenzio i movimenti, le scosse, le mosse, insomma tutta quella fase di preparazione all'evento che ha nome gestazione. Scrivere è una vocazione, scrivere è la ricerca di senso della realtà. KM lo testimonia. Se lei scrive, lo dichiara apertamente, è perché per vivere ha bisogno di trovare le parole giuste. Per una scrittrice, confessa, è fondamentale non tanto trovare i mezzi per viverla, la vita, fondamentale è trovare le parole. Catherine è spontaneamente ribelle, è viva, vivace, audace e pronta all'avventura. E ha una mente, che Virginia Woolf definirà terribly sensitive, sensibile o ricettiva in modo tremendo.
estremo. Ha, cioè, una mente che lavora nella tradizione di quel contatto creativo che sarà per prima Jane Austen a scoprire, e cioè seguendo quel sentiero dove l'esperienza umana cresce e sviluppa nel contatto creativo tra sense and sensibility, proprio lì dove il senso e il senno, la ragione e il sentimento si sfiorano nella lingua inglese. Proprio questo segreto contatto sa cogliere Sara De Simone nella lingua creativa di KM, che sì, è proprio una scrittrice nata. Tutto quello che vede, percepisce, sente, non è, e soprattutto non rimane, separato, frammentario, caotico, come per lo più si presenta nell'esperienza per ognuno di noi, ma trova senso nella scrittura, dove i materiali diversi, dalle ricette per fare un dolce, alla descrizione incantata delle mutevoli luci del cielo, alla pausa in cui KM riflette su un libro appena letto, alla preoccupazione sulla salute, all'ira furiosa contro l'amante Carco o contro il marito Murray o contro la fedele schiava d'amore Ida Baker, trovano lo spazio creativo della parola. Ora, a noi del Premio De Sanctis, che amiamo in particolare la forma impura del saggio, la sua natura ibrida, ecco, a noi non poteva sfuggire questo libro, che coglie in modo essenziale la magia di una lingua che sboccia nel silenzioso rapporto coi grammata, le parole scritte nel diario che spengono la fonè, la parola detta a voce alta nello scambio vocale, perché al diario si parla in silenzio, il diario lo si scrive in silenzio. A noi, dicevo, non poteva sfuggire questo libro e lo premiamo con gioia. Nadia Fusini. Grazie per queste bellissime parole, il fatto che arrivino da una maestra della critica e della traduzione mi emoziona moltissimo. Ringrazio la giuria, ringrazio il premio, la Fondazione De Sanctis che tanto fa da anni per la cultura nel nostro paese, e mi fa particolarmente piacere che questo riconoscimento arrivi per il lavoro su una scrittrice come Catherine Mansfield, una scrittrice, una delle più grandi scrittrici del Novecento, una maestra della forma breve, appunto, del racconto, che noi in Italia forse conosciamo e leggiamo un po' meno di quanto meriterebbe, in parte perché la sua prima ricezione italiana forse, ecco, fu presentata nella prima ricezione novecentesca come una scrittrice per signore, che è esattamente l'opposto di Catherine Mansfield, e ci sono state delle traduzioni che hanno un po' convenzionalizzato e invecchiato la sua lingua, come del resto è successo per Virginia Woolf. Un po' perché in Italia forse amiamo un po' meno, abbiamo meno attenzione per il racconto breve, come punto di domanda, forse nella nostra storia è stato un po' così, adesso le cose stanno cambiando, abbiamo avuto grandissimi scrittori di racconti brevi, penso soltanto ad Anna Maria Ortese, Goffredo Parise, tanto per dirne due. E soprattutto perché Catherine Mansfield ha avuto una vicenda biografica tragica, e quando le vite si concludono con un finale tragico, spesso quel particolare finisce per gettare una luce luttuosa su tutta la vicenda biografica e su tutta l'opera, soprattutto se si tratta di una donna, perché delle donne è sempre piaciuto e piace ancora, c'è un particolare piacere nel raccontarle come fragili e sfortunate. Ecco, Catherine Mansfield non fu solo una donna dotatissima e sfortunata, ma è stata appunto una delle più grandi scrittrici che il mondo abbia avuto, e a proposito di letteratura e vita, una donna e una scrittrice che si è immersa completamente nella vita. Ci ho tenuto proprio per questo che il titolo di questo libro fosse La vita della vita, un titolo un po' strano, eppure è un'espressione che lei conia, The Life of Life, per raccontare quella vita microscopica che accade all'interno della vita. Cosa succede in un albero, guardando un albero, cosa succede nel cielo? Ecco, questa immersione assoluta nella vita, non per raccontare soltanto se stessi, ma per perdersi nella vita e poi appunto portarla a tutte e tutti noi. Quindi grazie.
Grazie. Ancora adesso c'è un premio che mi sta particolarmente a cuore, perché il premio giornalismo che va a Giovanna Botteri, che oltre ad essere una collega è anche una maestra per leggere le motivazioni. Chiamo qui Giorgio Pasotti, e la medaglia invece verrà consegnata dal funzionario generale segretario del direttorio di Banca d'Italia, Gianluca Trequattrini. E poi Giovanna. Giovanna Botteri è un volto noto, starei per dire universalmente noto, della televisione italiana. La ricordiamo come inviata speciale in importanti avvenimenti internazionali, dal crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 alla guerra di indipendenza in Croazia e alla guerra in Bosnia, dal G8 di Genova all'Afghanistan e all'Iraq durante la prima e la seconda guerra del Golfo. L'abbiamo vista dal 2007 al 2019 come corrispondente della RAI dagli Stati Uniti e dall'agosto del 2019 al novembre del 2021 come corrispondente RAI in Cina, dove si è occupata della pandemia nota come Covid-19, causata dal virus SARS-CoV-2. Dal dicembre del 2021 è corrispondente da Parigi e responsabile dell'ufficio francese per i servizi giornalistici radiofonici e televisivi della RAI. Non solo per questo abbiamo, tuttavia, deciso di conferirle il premio Francesco De Sanctis per il giornalismo, ma piuttosto per un raro intreccio di qualità che sta alla base del suo modo di intendere l'etica pubblica del giornalismo. Una competenza professionale proveniente dalle radici familiari, il padre Guido è stato giornalista RAI, una solida formazione culturale, laurea in filosofia con il massimo dei voti all'Università degli Studi di Trieste, dottorato in storia del cinema alla Sorbona di Parigi. Un'attrezzatura multilinguistica, parla correntemente inglese, francese e per via della madre, il montenegrino. Prerogative queste che conferiscono al suo modo di praticare l'informazione un impegno e un rigore capaci di distinguersi nel panorama non solo italiano, ma anche quello internazionale. Sono molto commossa, perché ho fatto studi classici e ricevere il premio De Sanctis è come, non so, Bob Dylan che ti chiede di cantare con lui, quindi è una cosa davvero che mi emoziona. Poi la giuria altissima, i premiati, insomma, sono probabilmente ingiustamente in questo gruppo e... Insomma, sono abbastanza commossa, ho fatto un viaggio soltanto perché ho detto mamma mia, ho vinto il premio De Sanctis e quando mai potrà capitarmi? C'è un'unica cosa che voglio dire oggi, in questo momento così complicato e difficile per noi. Io credo moltissimo nel lavoro che faccio, credo che sia importante come mai in questo momento riuscire ad avere un giornalismo credibile. E l'unico modo per avere il giornalismo credibile è avere un giornalismo che sia cane da guardia e la terza parte. Noi non siamo tifosi degli uni degli altri, noi siamo giornalisti, siamo testimoni. Dobbiamo avere i nostri occhi e il nostro cuore e quello che vediamo dobbiamo raccontarlo. La nostra forza, l'unica forza nostra in questo momento non facile, difficile, confuso, è riacquistare credibilità. E per riacquistare credibilità dobbiamo riacquistare questo nostro territorio, che è un territorio a parte, è il territorio della scoperta, è il territorio degli occhi che guardano e sanno guardare, senza essere influenzati, senza paraocchi. Dobbiamo tornare a raccontare quello che vediamo. Non voglio usare termini come la verità, che mi sembrano pomposi e non adeguati, però io credo che mai come in questo momento c'è bisogno di avere un giornalismo che sia credibile. La gente, l'opinione pubblica ci chiede di raccontare quello che succede, ci chiede di spiegare quello che succede, ci chiede di portare
l'Italia nel mondo e il mondo nell'Italia. Quindi io, ingiustamente premiata, vorrei soltanto dire questo: io cercherò di fare questo, ho cercato di fare questo e voglio continuare a cercare di far questo. Un giornalismo che sia un buon giornalismo, che sia onesto, che sia trasparente e che sia gli occhi di chi ci legge, gli occhi di chi ci guarda, occhi puliti, senza in qualche modo prendere parte. Io ho paura quando vedo, guardo talk show in cui si invitano i giornalisti al posto dei politici, perché è come se in qualche modo riportassero una parte così. Non è questo che noi dobbiamo fare. Io credo che quello che dobbiamo fare in questo momento è altro, è raccontare il paese, è raccontare tutto il paese, anche chi non ha voce, anche chi si vede di meno, raccontarlo realmente, essere dalla parte di chi non riesce ad esprimersi, di chi non riesce a farsi ascoltare e portare, se è possibile, tutto questo nelle case, tutto questo agli italiani che continuano a seguirci, a leggerci e spero ancora, se è possibile, a crederci. Grazie. Grazie Giovanna. E dal giornalismo ci spostiamo adesso alla narrativa, perché il premio narrativa va a Eraldo Affinati, che invito ovviamente sul palco, leggerà le motivazioni Romana Maggiore Vergano e a consegnare la medaglia sarà il presidente di Enel, Paolo Scaroni. Grazie. Buonasera. Si discute oggi anche insistentemente di letteratura e impegno, sorvolando tuttavia per lo più sul nodo in cui i due termini sono da sempre legati. Nella sua recente autobiografia critica, Delfini, vessilli, cannonate, Eraldo Affinati parla della letteratura come strumento privilegiato di resistenza etica, sottolineando che una letteratura che ignorasse o insorgesse contro questo obbligo sarebbe al tempo stesso un falso formale e un falso morale. Non creerebbe né insegnerebbe nulla. Su questi principi a prima, cioè sul presupposto che verità e stile in letteratura coincidano, Affinati nel suo eclettico e notevolissimo libro dove generi, tipi e maniere si confondono, espone le ragioni di un impegno, anche sociale, anche politico, non distinguibile dal suo entusiasmo di lettore e di artista. Delfini, vessilli, cannonate ha in effetti un regesto formidabile di letture e di vaganti e fulminanti applicazioni critiche, dal Lazzarillo a Tolstoi a George Steiner. E se anche i mali del mondo sembrano ad Affinati a volte paurosi e indecifrabili al punto da bloccare ogni eventuale forma di ricomposizione o ricomprensione, l'arte, il racconto, sempre tuttavia la parola tenta e scava le sue gallerie nell'opaca realtà, in forma di inchiesta, o meditazione, o divagazione, o di cronaca, magari nei regressivi mondi dell'indigenza assoluta. Quando ad esempio legge i versi di una poetessa anglo-pakistana, Monisa Alvi, un campo profughi è la vasta parodia di una città. La patria è una moltitudine di villaggi ridotti all'abbaiare dei cani. Affinati vede stretti insieme infelicità e stile in un appello, poesia, che forse è più vero e più vivo di qualsiasi discorso pronunciato su diverse scale di veemenza da politici di carriera. La sua fede nella letteratura, in un'epoca di crollo verticale del titolo, non ha oscillazioni. Beh, grazie, anch'io ringrazio ovviamente la giuria, a tutti voi qui presenti. Mi riconosco molto nello spirito di questo premio dedicato a Francesco De Santis, ovviamente essendo io un letterato di formazione percepisco come un onore, ecco, aver avuto un premio come questo e soprattutto anche nella vocazione sociale, devo dire, di questo premio che ho adesso qui sentito, insomma, in particolare il lavoro che è stato annunciato nei confronti delle carceri mi sembra molto importante, lo dico perché da
insegnante, insomma, ho sempre sentito la necessità di concretizzare l'auspicio di Don Lorenzo Milani, il quale una volta, quando gli chiesero, dice, ma chi è il maestro? Ci dia una definizione di maestro. Questo grande priore, il priore di Barbiana, disse: dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Una frase che mi ha fatto spesso riflettere sull'idea di una cultura che non deve essere chiusa in se stessa, non deve, diciamo, essere autoreferenziale, ma deve essere condivisa. Per cui per me, diciamo, la letteratura è stato questo, è stato uno strumento anche di emancipazione personale e di condivisione. Io ricorderò sempre quando leggevo I Malavoglia dei ragazzi afghani, alla città dei ragazzi, peraltro non lontana da questo posto dove siamo adesso, e mi stupivo di come loro si appassionassero e i loro occhi brillassero. E quando chiedevo la ragione di questo, alcuni di loro mi dicevano, ma guarda che in fondo i proverbi del vecchio Ntoni, protagonista di questo grande romanzo, non sono poi così diversi da quelli che mi raccontava mio nonno nel villaggio vicino a Kabul. Ecco, la dimensione universale della letteratura. E anche la ragione per cui un premio come questo ci in qualche modo interroga sul senso della letteratura oggi, dopo la rivoluzione digitale, successivamente alla rivoluzione digitale. Sta cambiando la nostra percezione del testo e della realtà, lo dico da insegnante avendo a contatto con ragazzi adolescenti, e quindi apparentemente sembra che la letteratura, questo riecheggiava anche nelle parole di Figara prima all'inizio, sia sotto scacco oggi. E noi invece dobbiamo in qualche modo riaffermare il valore universale della letteratura come strumento di formazione delle coscienze di ognuno di noi, e non dobbiamo mai abbandonare la presa. Certo, la letteratura è un respiro dell'uomo, e del resto il brano che prima Gianni Letta ha letto dal viaggio elettorale appunto di Francesco De Santis ti fa capire come questo grande nostro padre della letteratura italiana, come era De Santis, avesse chiara la distinzione rigida dei generi letterari, in fondo già allora era, obsoleta, nel senso dobbiamo riuscire a superare questa distinzione. Quindi un premio come questo, che si dà alla narrativa, un libro che è anche critica letteraria come il mio, dimostra, diciamo, la tensione innovativa appunto del premio De Santis. Grazie. Grazie, e siamo arrivati così all'ultimo premio, che è il premio alla carriera, che va a Marco Bellocchio. Leggerà le motivazioni Benedetta Porcaroli, e saranno invece Margherita Bui e Paolo Del Brocco, che è amministratore delegato di Rai Cinema, a consegnare il premio. Io vi ringrazio e un applauso. Buonasera a tutti. Più volte premiato, il Leone d'Argento a Venezia, l'Orso d'Argento a Berlino, la Palma d'Oro a Cannes, tra gli altri. Marco Bellocchio è regista e sceneggiatore poliedrico, capace di passare dal cinema alla televisione all'opera con uguale naturalezza e con una voce sempre originale e riconoscibilissima. Dall'esordio nel lungometraggio con l'indimenticabile I pugni in tasca del 1965, passando per il coraggiosissimo Il diavolo in corpo del 1986 e fino ai più recenti Il traditore del 2019 e Esterno notte del 2022, i film di Marco Bellocchio raccontano la storia e la psicologia dell'Italia e degli italiani con il nitore, la lucidità e diremmo l'amore di un uomo profondamente coinvolto nelle storie grandi e piccole del nostro paese, ma anche con l'onestà dell'intellettuale che mai cede alla semplificazione dell'ideologia o del melò. Basti pensare, tra i moltissimi, all'ultimo straordinario film, Rapito, che racconta la storia vera di Edgardo Mortara, il bambino ebreo strappato alla sua famiglia a Bologna nel 1858 per essere cresciuto alla corte del Papa Re Pio IX. Un film, questo, nel quale la meticolosissima ricostruzione storica è al servizio della visione grandiosa e dolente della terribilità di un potere al tramonto, e dal quale, rappresentata con una finezza psicologica e una delicatezza rare, e rompe tutta la ferita umanità dei protagonisti.
Mi auguro, ha detto Bellocchio ritirando il Davide di Donatello per Esterno Notte, di avere ancora un po' di tempo per fare delle cose belle. Chi ama il cinema, chi ama il pensiero, chi ama la bellezza, non può che avere lo stesso auspicio. Brevissimamente, innanzitutto pensavo che qui c'è stato un programma un po' complicato, perché c'era Alfonso che doveva forse dire qualcosa. Vabbè. Non vuoi dire niente, Alfonso? Vabbè. Io sì, sono un po' fuori campo, perché qui è la letteratura, però da tutto quello che ho sentito, effettivamente, io ti ho chiesto, no, ma cosa devo dire? Ma da tutto quello che ho sentito ho ricevuto molte sollecitazioni, molte emozioni, ecco. Per esempio, dico due cose. La prima è che non sapevo che Francesco Zanzi fosse irpino. Scusate la mia ignoranza. No, perché il progetto che noi stiamo preparando su Enzo Tortora ha dentro il grande terremoto dell'Irpinia. E mi pare che durante il terremoto sia stato crollato anche una casa. Esatto. E poi il discorso anche della giustizia, nel senso che il dramma, o direi anche la tragedia di Enzo Tortora, è una tragedia in cui si confrontano cecità di una certa magistratura e anche però, per fortuna, visionarietà di un'altra che prima lo condanna ingiustamente, poi lo assolve. Però questa via crucis, insomma, in qualche modo credo lo abbia danneggiato irreparabilmente, poi morirà subito dopo, insomma, quindi in qualche modo. Però per dire, insomma, io vi ringrazio la giuria, naturalmente, di aver dato questo premio, e spero di rispondere con una responsabilità, non necessariamente ribelle, farò quel però in cui questi grandi temi che sono venuti fuori, anche il discorso sul giornalismo, io sono d'accordo che in questi talk show dovrebbero parlare i politici, invece spesso sono i giornalisti che sono investiti e diventano interpreti di, insomma, tante cose. E infine vi ringrazio e saluto il grande amico Alfonso, non so, vediamo, poi ne riparleremo dopo. Non so che farsi, che dirti. Però perché credo che ne parleremo adesso invece, perché oltre i premi, come si suol dire, non sono finiti qui, perché appunto il professor Alfonso Berardinelli, volevo chiamarlo perché avrebbe piacere di fare un piccolo discorso in suo onore. Comunque vi ringrazio. Vorrei leggere un testo che già è stato letto. Lo prendo io volentieri. Sì. Scusate, mi sono trovato con un doppione. Se non l'avessi letto sarebbe forse diventato l'inizio di un piccolo articolo. Comunque ormai lo leggo. Anzitutto, un'osservazione direi preliminare. Quello di Marco Bellocchio è un cinema profondamente autobiografico. Dico profondamente perché la sua autobiografia cinematografica non è mai illustrativa, esplicita, fattuale. È l'autobiografia dei suoi temi, dei suoi moventi. In primo piano c'è il suo rapporto conoscitivo con la realtà, un buio in cui fare luce,
Buio e ombre sono protagonisti nel suo cinema. Hanno un ruolo tematico centrale che determina l'istintiva, testarda originalità di Marco Bellocchio nel cinema italiano dell'ultimo mezzo secolo. Il suo cinema non è fatto di altro cinema, non vive parassitariamente di altro cinema, non nasce all'interno della forma di spettacolo di massa che il cinema è stato nel Novecento. Nasce invece da quell'oscuro qualcosa che precede l'arte del cinema e la fa confinare anche con altre arti, la pittura, il teatro, la letteratura. Il suo cinema è una continua sfida alla realtà per costringerla a rivelarsi, per essere vista la verità reale ha bisogno di uno sguardo straniato che ne disarticoli le convenzionali strutture narrative e le apra sul mistero o sul caos o sul caso. La sua sfida cinematografica è perciò sempre duplice, è rivolta sia alla realtà, da quella più autobiografica a quella politica e pubblica, sia agli spettatori che non vengono mai intrattenuti da Bellocchio, ma sorpresi e scandalizzati. Il suo è un cinema espressionistico che violenta la forma della realtà realistica per risalire all'urlo di ribellione o di disperazione che la mette a nudo. Le sue sono invenzioni realistiche o perfino documentarie, ma ottenute grazie a una tecnica espressionistica e visionaria. E questo perché c'è sempre, oltre la superficie dei fatti e delle azioni, una dimensione ulteriore. Quello che non sappiamo e quello che non capiamo, e per questo va aggredito con violente provocazioni formali. Non posso ripercorrere naturalmente la storia ormai lunga del cinema di Bellocchio dagli anni 60 e 70 in poi, ma basta richiamare l'attenzione su quel vero e proprio exploit che è l'esemplare trilogia recente di Marx può aspettare, Esterno notte e Rapito. Qui Bellocchio fa i conti con le sue maggiori fonti di ispirazione, l'autobiografia familiare, la politica terroristica e infine la Chiesa, la religione e i loro orrori. In tutti e tre i casi la rivelazione di realtà avviene con tecniche diverse, quelle più adatte di volta in volta a non censurare la crudezza dei fatti. Con l'uso del documento puro e semplice, senza mediazioni estetiche attenuanti, fino ad arrivare al racconto storico vero e proprio. Tre film diversissimi, eppure in ognuno c'è il dramma morale e politico di tre vittime della vita familiare, della politica criminale e della religione come disumanità e falsità. Tre film la cui dirompente forza e originalità deve essere ancora capita. Si aspetta il lavoro dei critici cinematografici, di quelli almeno che ne siano all'altezza. Ma non so se una critica cinematografica esiste ancora. Grazie. Grazie mille. Adesso vorrei invitare sul palco il presidente Gianni, il dottor Gianni Letta e Francesco De Sanctis per un momento molto particolare che è la consegna della targa inviata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie.
Io ringrazio tutti voi per la vostra pazienza, per averci accompagnato in questa serata, e ringrazio anch'io Francesco De Sanctis per l'opportunità di partecipare a un'occasione così importante e piena di cultura. Grazie mille, grazie.